Ragazzi, sì, sono tornato a fare gameplay dopo tanto tempo. E torno oggi perché, guardate, è uscita la demo di PES 2020. Lo so, sono un po' in ritardo rispetto agli altri perché ho avuto tanto da fare. Ho altri video in quarantena, lavoro e quindi gestisco al meglio il mio tempo. Giuro che adesso lo vedrete, non l'ho ancora aperto, l'ho scaricato ieri quando è uscito. Non ho ancora provato né niente, anche se ieri sera quando sono tornato dal lavoro c'era una forte tentazione di provare, però ho detto no, la prima prova va fatta col video. Detto questo, ragazzi, lo so che adesso escono video, come li chiamo io, video cagate, tipo Assassin's Creed, che io è una serie che più lontano porto meglio è, che ovviamente non se la caga nessuno, però magari, chi lo sa, tanto per tenere attivo il canale, che siamo saliti di tantissimi iscritti con 6-7 video dei concerti che ho messo. E adesso, ragazzi, per questa occasione faccio questo video di PES 2020. Vedete che non ci ho ancora messo mano in italiano. Alternativa, sì, io tiro col cerchio, come dice la meme su Instagram, sono gay, sì. No, in realtà non sono gay, però vabbè. Allora, alternativa, personalizziamola perché io voglio fare il pressing col cerchio. Allora, già la grafica mi pare in sostanza buona, adesso andiamo a vedere poi in campo. Ho già visto qualche video in giro sulle squadre che ci sono, c'è la Juventus, c'è il Barcellona, c'è il Manchester United, l'Arsenal. E poi mi ricordo qualche squadra sudamericana. Non potrei più modificare. Ok, accetto. No, che ho fatto? Perché non ho accettato i termini d'uso? Vabbè. Allora. Qui c'è un Iniesta. Allora, la partita online. Postazione online, vediamo, faccio un attimo una panoramica generale prima di partire. Italia. Ok, adesso accetto. Motiva sulla privacy. Confermato avanti. A posto. Quindi ragazzi, non so, mi vedete strano, sì, ho perso rispetto all'altro anno che facevo i pronostici dei mondiali, vi ricordate un anno fa? I mondiali sono finiti un anno, quasi un mese fa, vabbè. Però sì, ho perso 9 kg, vado in palestra tutti i giorni, oggi ho saltato l'allenamento per registrare questo video. Cerchiamo una partita online intanto. E mi ci sono messo d'impegno, poi ho finito la scuola. Sto lavorando, ho già il terzo posto di lavoro che cambio in 3 mesi. Domani ho il colloquio per il quarto. Però diciamo faccio così perché non sono, diciamo, ambienti in cui voglio trovare il lavoro della vita, ecco. Tanto sta aggiornando le postazioni di rete. Chissà quanto ci metterà. Ok, abbiamo Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester United, Boca Juniors, Colo-Colo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, River Plate, San Paolo e Vasco da Gama. Allora, la Juventus ovviamente non ha giocatori come, ad esempio, De Ligt. Non li ha, però prendo la Juventus, sì. Io non sono i 21, lo sapete. Però quando si tratta di calcio italiano, anche nei pronostici di Champions League che ho messo quest'anno, perché l'anno scorso, insomma, beh, quelli che ho potuto mettere per il tempo che avevo, che ero in quinta, quindi l'anno più massacrante di tutti. Se si trattava di calcio italiano, all'estero, diciamo, partite internazionali, ho sempre cercato di prendere squadre italiane. Poi a volte facevo sondaggi, quindi a volte ho anche preso. C'è stato
qualche caso in cui ho preso tipo il Barcellona contro l'Inter, ma cose capitate molto raramente. Vediamo contro chi andrò a giocare. Tanto che carica. Allora, non riesco a trovare gente con cui giocare online. Tipo, è 5 minuti che sono qui. E quindi faremo una partita locale. Niente cambia. Juventus contro Barcellona. Siamo in netta inferiorità. Però ce la giochiamo tutta. Allora. Ma la seconda maglia di Juventus è quella dell'anno scorso, non ci credo, vabbè. Giochiamola pure così con le maglie. Stadi, vediamo cosa c'è. Allianz Arena, Allianz Parque, che non è quella Juve. Nelson Arena. Ah, ci sono questi. Allianz Parque, di che squadra è? Adesso vado a controllare subito su Google. Del San Paolo. Milan Nelson Arena. Giocheremo l'Allianz Arena di Monaco. Orario casuale, casuale, casuale. Allora, postazioni di sistema. Questo ok. Telecamera, mettiamo. Stadio, trasmissione in diretta. Ravvicinata che mi piace. Impostazioni, medio 5 minuti, ok, 3 più 1 supplementari, condizione casuale, casuale, infortuni sì, schema di gioco, vediamo lo schema di gioco, Allora, mettiamo, abbiamo Szczęsny in porta, Alessandro, Chiellini, Bonucci. Però voglio Ramsey al posto di Bentancur. Assolutamente Ronaldo, Mandzukic. Ronaldo centrale, va a 93 e metto Douglas Costa esterno. Dybala non rende tanto, però va bene così, poi semmai si fanno dei cambiamenti, si sposta in corso d'opera. Dovrebbe esserci Caressa, da quel che ho capito. Già le carica, carica. Non sente neanche Caressa che parla. Ok, allora la grafica, ragazzi, si sa che PES supera FIFA veramente sotto ogni aspetto. Cioè, guardate qua anche in sostanza in neon, nello spogliatoio. FIFA, secondo me, non può niente davanti a questo. Guardate qua che precisione. Assolutamente, cioè. Noi si sa che PES pecca sempre sulle modalità e sulle licenze. Lo sappiamo purtroppo, è un grosso difetto. Tanto questa informazione, semmai Inter ha, penso Inter ha Mandzukic e Rugani, probabilmente da quel che posso intuire. Barcellona, Ter Stegen, Jordi Alba, Lenglet, Piqué, Roberto, Sergio Busquets, Artur, Rakitic, Coutinho, Suarez, Messi. Umtiti in panchina, Vidal in panchina, Rafinha in panchina e Malcolm in panchina, diciamo sono quelli più importanti. Batteremo noi. Con la Juventus. Ok, mamma mia com'è lento questa meccanica di gioco. Mamma mia, lentissima. Però che guardate qua, come ha stoppato il pallone in altezza, ci sono cose che FIFA non ti dà. Siamo già andati quasi vicini con Dybala. Ok, ora non voglio mettere il carro davanti ai buoi, per carità. Però
Però a livello di difficoltà del medio di PES 2020 mi sembra molto più fattibile con il livello medio di PES 2017, che ci sto ancora giocando perché è l'unico PES per la 4 che ho. Ronaldo! Oh! Impegnativa la cosa, eh? Ragazzi, io dico che le movenze sono, cioè, autentiche perché non si può dire niente. Douglas Costa! Ragazzi, è un assedio qua. A FIFA queste cose non si fanno. Vabbè, poi parlo io che poi lo comprerò a FIFA, però vabbè. Dentro per Ronaldo, non ci credo cosa ha preso Ter Stegen. Ecco, queste sono le cose che PES a volte mi lascia un po'. Perché un portiere come il mio non le fa mai. Il portiere avversario le fa sempre ancora Ronaldo! Eccolo! Ora la voglio vedere, ora la voglio vedere. Eccola, 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 eccola,
Ci stava, è 20 minuti che sei lì davanti, che ci si prova. Livello medio, ragazzi, ma medio è una storia perché, cioè, io sto giocando col minimo dell'impegno, veramente. E ci sono andato vicino già 4 volte. E questa, ragazzi, è stata la giusta conclusione di tutto quanto. Alessandro! Madonna! E vabbè, tanto va fuori. Fuori c'è andata, però. Insomma. Cancello il cross! 2-0! Di Masi di... Da così da nulla, eh. Eccolo, il mulinellino. Non manca mai, anche quando si facevano i pronostici di FIFA, il famoso mulinello. Masi di... Vabbè, ragazzi. Tre minuti di recupero, 2-0. Cioè, anche se faccio dei cambi non rischio a questo punto. Vabbè, ecco, magari lo sto gufando, però. Cioè, Messi. Mi ero dimenticato che sto giocando contro Messi. Cioè, sinceramente, di la verità. Io pensavo di trovarmi in difficoltà massima con livello medio, che insomma, per 17 livello medio, ho fatto un campionato con Milan, sono arrivato quinto, giocando tutte le partite, quindi, cioè, non è una cosa così scontata. Però, evidentemente qua è una cosa piuttosto semplice. 2-0, Matuidi, anzi, Ronaldo e Matuidi. Cioè, secondo me c'abbia un pigiama Szczęsny, 4 taglie più largo. Ti riporta 9-5, cioè no, 9-5-0-0. E adesso facciamo, toh, mettiamo il nostro Beniamino De Sciglio, il nostro ex. E metto anche Mandzukic per Douglas Costa, che non ha fatto niente tutta la partita. E a questo punto metto anche Rugani per Bonucci. Potrebbe essere l'ultima partita di Rugani, visto che la Juventus, diciamo, da quel che ho letto, sarebbe propensa a scaricarlo, che orienta nei piani di Sarri, colui che lo voleva fortemente al Chelsea l'anno scorso, ma vabbè. Punizione ci vado con Pjanic, oh. La FIFA questa qua finisce in terza anello. Punizione Suarez, si dribbla tutti, bravo Szczęsny, finalmente Barcellona fa un tiro in porta. Dopo 20 anni che ci prova. Suarez, ancora Szczęsny, buono, buono. Finalmente Barcellona si sta svegliando, insomma. Mi sto divertendo un po' di più. Piano piano. Mandzukic fuori. Ah, fine la partita. A me non è che accorto, fine la partita. 2-0, devo fare il terzo, ma chi se ne frega. Partita
che mi ha divertito sì da un lato, no dall'altro. Il lato sì è che comunque una partita di un gioco nuovo, un gioco che secondo me vale la pena di essere comprato, che purtroppo è senza licenze, senza modalità, lo sappiamo benissimo, che però secondo me merita. Però ragazzi, c'è partita troppo semplice, troppo corta e troppo blanda. Postazioni, si può modificare qualcosa? Sono curioso, squadre. Ah, si possono modificare alcune squadre, ho capito. Campionato spagnolo, Leganés, per esempio. Vediamo com'è la modifica di quest'anno. Molto più realistico rispetto. Può modificare colore base, maglie. Figo, molto figo. A parte che i design sono sempre gli stessi, perché cambia niente. Vabbè, dai, qualcosa si può fare, si può fare. Non ho capito a cosa serva questo, anche perché queste squadre qua. Cioè, non si possono usare. Però, qualcosa ci hanno dato in porta e sporta. Detto questo ragazzi, vi saluto, ci si vede il prima possibile, ci saranno altri video e sta uscendo un video musicale, lo sto editando da giorni, che io penso che vi spiazzerà un pochino. Detto questo ragazzi, ci si vede presto, ciao a tutti, statemi bene, lasciate like e iscrivetevi perché sapete che per me è molto importante. Bye bye.